Bentrovati a tutti gli telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali dell'8 dicembre curate dalla nostra redazione. Nicosia si è svolta domenica 7 dicembre nella Sala Miracoli, il convegno organizzato dal Confcommercio del Patronato 50 e più Enasco dal tema il ruolo degli anziani nella società e nella famiglia. Relatore del convegno Salvatore Catania, presidente provinciale della 50 e più di Enna, il dottor Maurizio Prestifilippo, presidente provinciale del Confcommercio di Enna, Rosario Paternicò, direttore provinciale patronato 50 e più Enasco, ed il dottor Luigi Bonelli, psicologo presso l'ASP 4 di Enna. È stato un momento d'incontro per fare il punto sull'importante ruolo degli anziani in questa società, divenuti anche fonte di sostegno ed una specie di ammortizzatore sociale in questo grave momento di crisi economica. Il clou del convegno è stata la premiazione dei maestri del commercio e la consegna delle aquile d'oro e d'argento e degli attestati a 15 commercianti nicosiani che negli anni hanno lavorato facendo crescere le proprie aziende in cui hanno operato e contribuendo anche allo sviluppo dell'economia del territorio. Nicosia, il 6 e 7 dicembre la Croce Rossa Italiana si è mobilitata per la lotta contro l'AIDS. Un fiocco rosso è stato posto sulla sommità della fontana di Piazza Garibaldi ed un gazebo è stato allestito a Santa Maria di Gesù per sensibilizzare la popolazione, soprattutto i giovani, alla lotta ed alla prevenzione dell'AIDS. Sicilia Outlet Village, già Natale ogni anno c'è un regalo in più. Per la prima volta arriva il Village on Ice, una suggestiva pista di pattinaggio sul ghiaccio dedicata non solo ai più piccoli ma anche ai genitori che desiderano condividere un momento di puro divertimento in perfetto stile natalizio. Inoltre le note del Natale arriveranno in ogni angolo del village con i canti ed i concerti in programma. Si comincia con i tradizionali zampognari, proseguendo venerdì 14 con la corale rosso e blu ed il 20 con l'atteso live di Christmas Artemusia. Nicosia, nell'anticipo della 12ª giornata di campionato di prima categoria, il Città di Nicosia ha affrontato l'Atletico Caltanissetta al Tomaselli. Purtroppo, nonostante il buon gioco espresso, ancora una volta in Nicosia esce senza punti da un campo avversario. L'Atletico Caltanissetta riesce a prevalere sui biancorossi di Nicosia per 4-2, a nulla sono servite le reti dell'ottimo cacciato ed è subentrato battaglia per raddrizzare un incontro con una delle squadre attrezzate per il salto di categoria. Il Nicosia rimane fermo a 10 punti, la distanza dalla zona tranquilla fuori dai playout si fa distante. Per fortuna in casa i risultati sono diversi ed i ragazzi di Burrafato hanno trovato nelle ultime due partite una continuità di gioco e risultati. Nicosia, bella vittoria del Nicosia Volley contro la New Image Giarre nella 6ª giornata del campionato di Serie C maschile, un 3-0 netto con il quale finalmente i ragazzi di Mister Tribi hanno dimostrato la loro forza e il loro valore. Primo set vinto e combattuto 28-26, più per le distrazioni dei biancorossi nicosiani che per la forza dell'avversario, che in ogni caso ha saputo combattere punto su punto rimontando da una situazione difficile. Secondo set condotto alla pari fino a un certo punto, poi il Nicosia Volley prende il volo e se lo aggiudica in scioltezza per 25-21. Terzo set vinto senza grossi patemi in animo per 25-14, una prova che permette di aggiudicarsi tre punti preziosi ed una posizione di classifica un po' più tranquilla. Ivan Pidone in grande spolvero, ma anche Scardino e Lofaro insieme a Sozzi hanno dato un contributo decisivo per questa importante vittoria. La cura del sergente di ferro Tripi continua a dare i suoi effetti, ora occorre anche fuori casa impegnarsi e dare il massimo portando a casa qualche punto. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.